Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo il ritardo nella consegna e finalmente dopo i ritardi dovuti al maltempo perché non smetteva più di piovere, finalmente un giorno di sole. Quindi potremo fare i primi test, non è una recensione sul vola bene, vola male, ma faremo proprio dei test specifici sulla resistenza all'aria e il return to home, quanto è preciso per questo Mavic Mini. Quindi, per prima cosa faremo il test di resistenza all'aria o al vento, chiamatelo come volete, usando un soffiatore per esattezza. Questo. E useremo un anemometro per misurare quanta forza d'aria esce da quel soffiatore usando questo. Praticamente ho montato l'anemometro sul cavalletto di modo che posso soffiarci col soffiatore e capire a che distanza dovrò tenere il soffiatore verso il Mavic Mini per avere diciamo una forza d'aria che sia tra i 30 e i 45 km/h, che poi è la velocità d'aria secondo me massima da usare un Mavic Mini. Andare oltre secondo me non ha senso, perché anche se dovesse resistere a 50 km/h, ma veramente diventa pericoloso per il Mavic Mini e rischiamo di andare a perdere un drone che comunque costa 400 euro, quindi andare oltre secondo me non ha assolutamente senso. Quindi cercherò una distanza del soffiatore all'anemometro che sia una distanza che mi permette di far uscire un'aria che vada appunto media, perché ho impostato diciamo il conteggio medio in chilometri orari sull'anemometro, che vari dai 30 ai 45 km/h. Una volta che ho capito che distanza tenere più o meno il soffiatore, faremo la prova direttamente sul Mavic Mini. Quindi sapremo che staremo soffiando al Mavic Mini un'aria che varia tra i 30 e i 45 km/h. Quindi adesso ragazzi, sono curioso di provarlo anch'io perché non l'ho ancora provato neanche io in queste situazioni. Quindi adesso ragazzi, decolliamo e facciamo il test di resistenza al vento con il Mavic Mini. Quindi adesso vado ad accendere il soffiatore, stiamo a questa distanza, poi vediamo più o meno quando arriviamo intorno ai 35-40 km/h sarà la nostra distanza ideale per fare il test con il Mavic Mini. Quindi adesso iniziamo a soffiare. Ok ragazzi, allora, stando a una distanza più o meno di, avete visto, circa 40 centimetri, abbiamo la velocità del vento che varia dai 30 ai 40 e oltre km/h. Quindi diciamo la situazione è abbastanza estrema, che è quella che ci interessa di più. Quindi ragazzi, adesso prepariamo il Mavic Mini e facciamo questo test di resistenza al vento. Quindi ragazzi, tutto è pronto? Possiamo decollare con il Mavic Mini e fare questa prova di resistenza al vento. Quindi accendiamo i motori. Ok, allora. Mettiamoci in modo da. Ok, direi di metterci a questa altezza. Il Mavic Mini, vedete che è in overing perfetto. Cioè, guardate, il Mavic Mini è praticamente immobile. Cioè, guardate, tengo davanti il mio dito, guardate come non si muove dal mio dito, cioè il mio dito è perfettamente sempre messo nel centro del Mavic Mini, o meglio nel centro della telecamera del Mavic Mini, cioè praticamente un overing perfetto, cioè classico diciamo pro di DJI. Però anche con questo Mini, che comunque un drone è tutto nuovo in questa fascia di droni, di rapporto peso dimensioni, veramente un overing incredibile. Quindi mettendo il soffiatore ad una distanza più o meno di 40 centimetri, che è questa, avremo un'aria verso il Mavic Mini che varia dai 30 ai 45 km/h, come avete visto dall'anemometro. Quindi adesso ragazzi, pronti a sparare un sacco d'aria verso il piccolo Mavic Mini. Partiamo stando lontani, così gli diamo il tempo di abituarsi. E guardate ragazzi come resiste all'aria, e l'aria avete visto tanto, l'ha spinto in alto, eh. Guardate se il punto da parte lo giro, ma torna dritto, eh. Anche perché qua è un'area molto diretta, eh. Cioè, guardate come resiste, guardate, pazzesco, guardate se gli sparo da parte, guardate se gli sparo da parte, guardate come resiste, guardate, incredibile, ragazzi, stiamo parlando di un drone da 250 grammi, eh. Cioè guardate. Guardate come resiste, è incredibile, pazzesco. Aspettate che fermo, che sennò non si sente niente nel microfono, probabilmente. È incredibile, eh? Cioè,
si muove ovviamente perché non è che può stare fermo immobile, cioè ragazzi pesa 250 grammi, ma fatelo con un altro drone che pesi 250 grammi e ve lo trovate ribaltato probabilmente nelle piante là in fondo o qua dentro in mezzo ai resti di questo grano turco. Quindi ragazzi, secondo me test è stra riuscito, perché avete visto che l'aria qua si parla che arrivava fino a 45, forse qualcosa anche oltre chilometri orari stando a questa distanza. Poi questo essendo comunque un soffiatore, l'aria è molto diretta, cioè è meno avvolgente, quindi la corrente d'aria tende ad andargli anche magari sotto più da una parte che dall'altra, quindi vedete per quelle rotazioni, ma anche quando ruotava, quindi perdeva la sua stabilità a livello di posizione, ritornava appena poteva, ritornava immediatamente nella sua posizione ideale, e quando l'aria gli arrivava perfettamente diciamo di fronte, perché comunque ripeto è un soffiatore, quindi il beccuccio è molto stretto, andrebbe messo diciamo una cosa più aperta di modo che l'aria gli arrivi in maniera più larga, però ovviamente questo è solo un test per fare capire la resistenza all'aria di questo drone. E quando l'aria era perfettamente di fronte a lui, avete visto, cioè lui spinge verso l'aria e sta lì, ma la cosa bella secondo me è proprio anche quando gli sono andato col soffiatore da parte, quindi l'aria arrivava solo da un fianco, avrebbe dovuto quindi destabilizzarlo, invece niente, lui stava ancora fermo. Pazzesco ragazzi, secondo me DJI ha fatto un lavoro non incredibile, di più, perché è un drone super leggero, fare una cosa del genere pazzesco, cioè 250 grammi, stare fermo immobile. Poi dopo guarderemo nel video, o meglio registrato lo schermo, vedremo anche come il gimbal è riuscita a ottimizzare la stabilizzazione dell'immagine in quella situazione, tenendo il più possibile probabilmente l'immagine ferma, mentre il drone comunque iniziava a sballottare a destra e a sinistra pur rimanendo fermo nella sua posizione. Quindi adesso fermiamo un attimo il Mavic Mini. Direi test pienamente superato, siamo pronti per fare questo precision return to home, o meglio vedere quanto è preciso il piccolo Mavic Mini nel fare il return to home, quanto sarà preciso andare ad atterrare sul landing. Quindi decoliamo, abbiamo 18 satelliti, quindi più che sufficienti, anzi direi che ottimi. Decolliamo. Allora, mettiamolo in modalità sport, così facciamo tutto più veloce. Andiamo ad un'altezza di 70 metri, che è l'altezza massima consentita attualmente dal regolamento sul volo dei droni. In modalità sport diciamo che viaggia veramente di brutto, questo piccolo drone. Dai, fermiamoci così, siamo a 66, va più che bene. E andiamo ad una distanza di 250 metri. Ormai ci siamo, se viaggia in modalità sport, anzi siamo andati anche un pochino oltre. Ok, a questo punto siamo a 65 metri d'altezza, 250 metri di distanza, direi che possiamo fare un bel return to home. Quindi clicchiamo sul tastino return to home e il nostro piccolo Mavic Mini sta ritornando a casetta. La speranza è che becchi in maniera più diciamo precisa possibile il landing. Questo è un confronto per vedere come un drone così piccolo sia comunque o meno preciso nell'atterrare sul landing, calcolando sempre come DJI in questa, diciamo, in questa funzione è il numero uno insieme a Autelivo e Parotanafie. Però DJI ha insegnato sempre che nell'atterraggio di precisione è il numero uno. E vediamo quanto è preciso il piccolo Mavic Mini, soprattutto paragonandolo poi al Film X8, che è il drone con cui viene sempre paragonato, perché comunque a livello economico sono molto simili, a livello di fascia di prezzo. Ormai ci siamo, direi che andiamo ad abbassare anche la telecamera, così vediamo. E ragazzi, guardando dov'è il pallino bianco all'interno del monitor, direi che se non lo becca ci manca veramente veramente poco, se non lo becca lo sbaglia veramente di un niente. Vediamo, sta arrivando. Si vede poco, in mezzo alla luce che c'è attualmente, cioè guardate di... guardate, lo state vedendo? Vediamo di quanto lo va a sbagliare. Guardate, si è fermato perché non l'ha trovato, quindi si è fermato, non è atterrato a caso perché non l'ha trovato, e mi ha chiesto di atterrare manualmente. Cioè, uno,
non è atterrato a caso, quindi non ha trovato il landing, quindi si è fermato. Primo. Secondo, ragazzi, vi devo dire di quanto ha sbagliato? Cioè, guardate, credo 20 centimetri, 30. Cioè, guardate, mi sposto adesso. Cioè, adesso potrei atterrare e atterra sul landing. Cioè, è arrivato qua, e fate voi. È incredibile, quando pensiamo che altri droni tipo il T-Mix 8 tuttora fa fatica a trovare il landing, avete visto che comunque c'è il marrone vicino, c'è un sacco di luci, di riflessi del bagnato intorno, infatti avete visto anche durante le, diciamo, le riprese nel display che il landing sembrava una cosa luminosa a caso, e lui ci è arrivato vicino, ma quando non l'ha trovato non è atterrato a caso, non è atterrato nell'erba, si è fermato e ci ha chiesto di fare l'atterraggio manuale. Quindi adesso atterriamo manualmente, appunto come ci ha consigliato il piccolo Mavic Mini. Perfetto, atterraggio sul landing, un piedino fuori, ho sbagliato di poco, cacchio. Ragazzi, incredibile, cioè mi inchino al Mavic Mini anche se non ha preso il landing, perché è come se l'avesse preso per me. Calcolando che è un drone completamente nuovo e all'inizio sono i primi firmware, cioè a 70 metri d'altezza, 250 metri di distanza, è tornato e ha mancato il landing di 30 cm, cioè pazzesco. Cioè droni molto più importanti di lui dal punto di vista fisico, chiamiamoli così, sbagliano magari anche di un metro, due metri, tre metri, e comunque loro atterrerebbero, cioè loro arrivano e atterrano dove capita. Se per loro non trovano il pad, loro atterrano comunque. Questo si è fermato a un metro d'altezza e ci ha dato la possibilità di correggere noi manualmente l'atterraggio, quindi scegliere dove atterrare o addirittura prenderlo con le mani a un metro d'altezza. È bello che ha risolto tutti i problemi. Adesso metto via tutto e tiriamo le conclusioni su questo drone che secondo me non è eccezionale, ma forse siamo già oltre all'eccezionale per un rapporto dimensioni peso che tuttora ha dell'incredibile. Allora, le conclusioni sono che pazzesco, cioè non ci sono parole. Secondo me parlare male di questo drone vuol dire capire davvero poco di droni, perché bisogna qua veramente apprezzare cosa ha fatto DJI in questa dimensione, in questo peso, perché questo drone vola come un drone grande, e grande intendo grande di prezzo, grande di dimensioni. Questo è un drone che racchiude diciamo tutto il suo potenziale in queste dimensioni e in 250 grammi. Cioè, sapete anche voi meglio di me a 250 grammi cosa offriva al mercato attualmente: droni poco più che giocattoli, con riprese video molto scarse dal punto di vista della stabilizzazione, droni che comunque avevano un range scarso, droni che con il vento manco a parlarne, return to home a caso. Cioè, questo fa quello che fanno i droni grandi, ma i droni grandi costosi, non i droni grandi economici. Questo è un drone che riesce a stare vicino dal punto di vista tecnico ai suoi fratelli maggiori. Non intendo che a livello di qualità è uguale, però riesce a fare nel suo piccolo praticamente cose molto simili, o meglio le fa bene come le fanno loro. Nel suo piccolo riesce a fare un return to home più che preciso, e ripeto, questo è un drone nuovo, quindi aggiornamenti miglioreranno, perché DJI ci ha sempre abituato così. Già l'ultimo aggiornamento, avete visto il firmware, è stato importante, ha migliorato un sacco di cose, ma un sacco di cose importanti, non cose a cui l'utente non interessano, magari miglioramenti minimi. No, ha fatto miglioramenti allucinanti, c'è una lista infinita di miglioramenti. E questo appunto perché questo drone è completamente nuovo anche per DJI dal punto di vista dello sviluppo. Anche loro hanno un qualcosa veramente di nuovo su cui non erano abituati nemmeno loro a lavorare. Quindi cosa dire, questi primi due test secondo me passati con 10 più, resistenza al vento avete visto, secondo me incredibile, perché prendete un altro drone di questo peso, sparategli addosso l'aria col soffiatore e lo troverete forse a 50 metri di distanza da voi capottato in mezzo all'erba. E stessa cosa return to home, cioè return to home preciso, non preciso al centimetro ma preciso ai 20 centimetri, ed è tanta roba. E ripeto, secondo me con i prossimi aggiornamenti va anche direttamente sul landing. Staremo a vedere, ma sono convinto di non sbagliarmi. Quindi chi ha dei dubbi se acquistare o meno questo drone, se li faccia passare. E in più qua abbiamo un vantaggio sul nuovo regolamento, quindi cosa dire,
Più di così, vantaggio sul regolamento, vantaggio dal punto di vista delle prestazioni, prezzo non è così folle, DJI ci ha proposto prodotti in rapporto, secondo me, molto più costosi. È vero che magari uno dice, ma le plastiche sembrano un po', però ragazzi, questo doveva pesare 250 grammi, non si poteva fare un prodotto 250 grammi con materiali pesanti, se no come cavolo li facevano a mettere tutta sta roba in 250 grammi, cioè solo il gimbal. In più batterie che durano quasi 30 minuti, cioè veramente autonomia pazzesca. Cioè guardate solo questi dettagli. Qua abbiamo la guainetta che copre i fili. DJI per risparmiare peso poteva non metterla. DJI come la mette sul Mavic Air, come la mette sul Mavic Pro, l'ha messa anche qua, sul Mavic Mini. Cioè dopo per risparmiare peso ovviamente ha dovuto mettere qua così, vedete, per coprire i cavi. Non c'è una cosa di plastica, è una specie di spugnetta per coprire i cavi all'interno del braccetto, perché per risparmiare peso ha dovuto mettere una spugnetta. Non è che l'ha fatto per risparmiare soldi o per risparmiare sulla costruzione del prodotto, no, l'ha dovuto fare per risparmiare peso. Però qua dove c'è una cosa importante, cioè dove il filo si potrebbe andare a danneggiare nel chiudere ed aprire i braccetti, ha messo una guainetta qua che non è importante per risparmiare peso e quindi andare a recuperare magari anche quel peso delle guainette e di altri particolari dove non ha potuto risparmiare sul peso per non andare a diminuire la qualità del prodotto. Andata a diciamo trovare dei materiali alternativi per diminuire il peso, cioè qua una spugnetta, se voi la toccate questa è una spugna. Quindi ragazzi, vedete come è facile dire toccando questo drone sembra fatto con materiali economici. No, non è fatto con materiali economici, è fatto con materiali per risparmiare peso, perché il limite erano 250 grammi. Non avesse messo il gimbal, probabilmente avrebbe potuto usare materiali diversi. Ma dopo saremmo stati lì a dire: DJI non ha montato il gimbal su un drone senza gimbal. E no. Allora, parliamo bene. Un drone che non ha limite di peso lo si fa con, si può fare con materiali scadenti o buoni. Un drone attualmente con questo peso e con un'autonomia di batteria del genere, con un gimbal stabilizzato su tre assi, si può fare solo usando materiali di questo tipo. Il controller al massimo si poteva, uno può dire, potevano farlo diverso di meno, ma stiamo sempre parlando con un drone che costa tutto nel suo insieme 400 euro. Quindi, secondo me, che il controller non è fatto male. Lo vogliamo paragonare a quello di un App Sanzino? Quindi facile criticare, secondo me, DJI. Io l'ho sempre criticato dal punto di vista del costo dei suoi prodotti, ma questa volta, secondo me, c'è poco da criticare. In più, il controller, secondo me, uno sempre dei migliori controller dal punto di vista è quello che trasmette il miglior feeling, per il mio parere. Cioè, il rapporto durezza della molla degli stick, lunghezza degli stick, corsa degli stick è sicuramente il migliore insieme ad Autelivo e Parotanafi. Sono i tre che mi piacciono di più dal punto di vista proprio della sensibilità del feeling con gli stick, mentre altri droni ci si deve un po' abituare perché hanno magari le molle un po' più morbide, le corse un po' più lunghe. Questi invece, questi tre droni che vi ho elencato, secondo me sono quelli migliori nel rapporto sensibilità con gli stick. Quindi questo video è venuto probabilmente un po' lungo, spero che vi sia piaciuto dal punto di vista dei test e spero che vi sia stato anche utile per risolvere i dubbi che magari avevate. Poi ovviamente arriveranno altri test dove proveremo altre situazioni, altre caratteristiche di questo drone. Queste qua sono le prime due prove, quindi prova resistenza al vento e un return to home con precision landing. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, una prova, ciao!